Buongiorno Rob. A parte che questo fiocchino, cioè, è la fine del mondo. Dunque, vi volevo far vedere che stamattina, invece di farmela la sera, stamani me la faccio di mattina. Io sono ancora in pigiama, col pigiama di Aline. E vi volevo far vedere la maschera, quella lì famosissima, della L'Oreal Argilla Pura. Questa leviga restringe i pori e sarebbe un esfoliante. Io l'avevo presa appunto perché restringeva i pori. Però mentre di qua c'è scritto appunto maschera purificante detox ed esfoliante, la mia è esfoliante. Invece volevo la detox, illumina e detossina. Però vabbò, fra una sega e un'altra ho preso questa. Vi volevo far vedere i prodotti che usavo per il viso, perché uno so che vi farà impazzire. Allora, questo dove cacchio era? Me lo so già scordato, non lo so, perché lì non c'entra più. Quindi devo cercare di farcelo entrare. Questo qua è un detergente ai broccoli dell'Etude House, broccoli sprut, non so se qui ci leggete broccoli sprut, è dell'Etude House ed è qualcosa di micidiale ed è buonissimo. Innanzitutto è fighissima la scatolina e poi vabbè, cioè quello gli dà quei 10-100 punti in più. Va bene, ho scoperto che si testano probabilmente in Cina, ma hanno detto che testano per forza sugli animali. E voglio dire, cioè, i cinesi se li mangiano i cani, ragazzi, ma di che stiamo a parlare? Però questa oramai ce l'avevo da tempo, quindi oramai tutto ciò che ho di cinese che faccio lo butto? No, perché comunque sì, è stato comprato, un animale è stato ammazzato per questo e quindi io non me la sento di cestinarlo. Quindi, è buonissimo perché deterge il viso in una maniera spettacolare, veramente, veramente spettacolare, e non vedo l'ora di provare questo. Non lo so perché. Ecco Pancri! Ciao Pancri! Ciao amore! E ciao Pancri! Su! Salta! Saltando si imparar! Via! No, non trombare, non trombare. Cioè lui ora c'è, stecagna in caldo, tromba tutto. Cioè qualsiasi cosa... A qualsiasi cosa si avvicina lui pipa. Sente rombe. Spruzzetto! Scendi, dai! Che c'è il vestito, il coso pulito. Vieni. Allora... E non lo so perché, ma mi ispira tantissimo. Già il detergente, fiori rari, che ci hanno fatto pure una scatoletta più piccola. Però vabbè, pelli secche sensibili, naturalmente ho sbagliato a prendere. Cioè io compro le cose, butto dentro e che si fa. Poi, questo invece me l'ha mandato una cica che mi segue. Io questo ce l'avevo. Allora, sono tre uova, una dorata, una bianca e una argentata. E praticamente sarebbero, vedete, Silky Smooth Balm, sempre dell'Etude House, o dell'Etude House, no, questo è Tony Moly. E praticamente servono per i punti neri sul naso. Ecco, attacca, piange, tutto il giorno in questo modo. Amore, ma qual è il tuo problema? Qual è il tuo problema? No, amore, se mi lecchi la maschera alla fine... Vai. E niente, servono per i pori. Quello che c'avevo io era un... Allora, non so se è questo quello che serve per i punti neri. Oggi avrei voluto fare un video, ma lo farò più tardi, perché comunque la luce è abbastanza decente. Eccolo qua. Non so... Io questo non credo sia quello per togliere i punti neri. Smooth. Io credo voglia dire smooth. Smooth. Smooth, credo voglia dire opacizzare. Oddio, mi sta cascando il pinguino. Quindi credo che questo è quello che serve per opacizzare. Cioè, praticamente è un set, è un trio di uova. Un trio di uova, meraviglioso. Cioè, i cinesi saranno come saranno, però, cioè... Se riuscirò un giorno a fare un brand tutto mio, farò sta roba qua, cioè. Quindi... credo che quello serva, ci sia quello per anche quello appunto al tipo maschera per togliere i pori, poi opacizzare, e la crema. Poi vabbè, ho preso la crema mani, ma vabbè, questa l'ho trovata all'OVS adesso senza problemi. Amore, no, la spugnetta della mamma, grazie, bravo. No. Oh, ecco, ecco, si è spiaccicato la crema nel naso, e vabbè.
Allora, ho provato questo qua che me l'ha mandato la mia amichetta della Too Faced, questo famosissimo Better Than Sexy. Ma si chiamava proprio così? Beh. Insomma, a me mi fa cagare. Cioè, io ho due, vi faccio vedere invece quali sono. Vabbè, uno lo conoscete oramai fino alla nausea, fino al vomito proprio, ve l'ho fatto vedere, che è il Bioniche. E poi me l'ha mandato la ragazza, mi manda il pacco e c'è i nomi, io cioè so veramente da fucilare, però ho fatto sta che è questo. Allora, è della Rougie. Io questo vi l'avevo visto in un sacco, in tutte le farmacie in cui andavo c'era sta Rougie. E boh, mi sembra che addirittura tempo fa, quando si stava a Caldano, avevo preso qualcosa della Rougie. Cioè, da rifarmi pure le unghie. Odio rifarmi le unghie dopo tutto. Cioè, una settimana? Cioè, almeno un mese devono durare. Comunque, mi sembrava di averlo preso un prodotto della Rougie. Sì, vabbè, a parte comunque ombretti, roba così, questo, che si chiama Eva e Adamo. Adamo ed Eva, o Eva Adamo. Eva e Adamo si chiama, vedete c'è scritto Eva grande e Adamo piccolo. È la svolta. È veramente, 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 veramente ottimo questo cacchio di mascara. E poi vabbò, ci sono dei mascara tipo, che cazzo ne so, questo che mi regalò Aline, il Big Shoot. Allora, ce n'ho un altro, io di questi della Maybelline, chi non ce l'ha? Io ce l'ho tutti. E devo dire che gli altri sono anche buoni. C'ho quell'altro con che qui c'è la città disegnata. Questo è un cesso. Questo è il classico mascara che è buono se lo mettete insieme ad altri mascara. Nel senso, lo mettete, cioè avete un altro mascara e comunque vi fa un bel effetto. Anche se comunque come scovolino sembrerebbe buono. Se avete un altro mascara e comunque vi fa un bel effetto, questo lo potete accozzare. Altrimenti è una ciofecata. Questo l'hanno sponsorizzato in diversi. Sinceramente io per adesso, non avendolo usato tantissimo, scovolino molto piccolo, non è che mi ha fatto impazzire. Anche qui ci sono, oramai le fibre sono dappertutto. Però ecco, non è che mi abbia fatto impazzire. Però ecco, questo della Rougie e questo sono la svolta. La svolta. Mentre questo benedetto Del Sexy, come cavolo si chiama, Better Than Sexy, che c'aveva un nome, mi sembra questo. Vabbè, questo qui oramai lo conoscete tutte, penso ero l'unica a non averlo, perché come sapete io della Benefit non ho praticamente niente. Non è una marca che comunque sia ho la cosa da acquistare, cioè. Allora, come sapete io ho sempre acquistato, e io penso di essere l'unica youtuber che ha prodotti di merda. Cioè sì, ho qualche prodotto e costa un po' di più, cioè mi sono comprata la palette di Kat Von D, quella fighissima da occhi, c'avevo il vecchissimo fondo di Kat Von D, ce l'ho qualche prodotto Too Faced, qualche palette, però ecco, non sono una persona che tende ad acquistare innanzitutto roba costosa, peccato perché cioè compri mille cazzate e poi vabbè. Però allo stesso tempo, magari se posso spendere, comunque preferisco vedere le cose, perché adesso ve lo dico però, cioè, non mi fucilate, mi sono comprata il Fenty Beauty di Rihanna ed ho sbagliato il colore. Allora, queste sono le cose che a me mi fanno impazzire. Comunque, vabbè, questo è lo scovolino. Ha messo mascara. Per adesso, a parte che secondo me è molto secco, non so se è problema del mascara, che è secco o è secco perché è vecchio, ma boh, non credo. Però, non lo so, fatemi sapere voi. Allora, vi faccio vedere la cafonata e la cazziata che ho fatto. Vi prego, vogliatemi bene, non me la fate pigliare male pure voi. Allora, io non so comprare fondotinta tramite internet. Perché? Perché sbaglio colori. Allora, questo, io devo essere sincera, a vederlo adesso così e poi andare a rivedere, si vedeva che era un po' scuretto, no? Però io non credevo fosse scuro fino a tal punto. E invece ho preso una ciofecata pazzesca, la Fenty Beauty di Rihanna. Ho preso il 330, praticamente è arancione come questa argilla. Eccolo qua. Vedete qual è il colore? E con questo chiudo. L'ho provato l'altro giorno.
Io ho speso praticamente 50 euro di fondotinta perché non volevo, e volevo Luda Beauty e non l'ho preso per questo. Perché non ho preso il Kat Von D per questo. Ora io qui, non avendo tutta la mia robetta, il vecchio Kat Von D, il primissimo fondo della Kat Von D, lo comprai, anche quello. E anche quello presi il colore troppo chiaro, o troppo chiaro o troppo scuro. E cioè, questa è veramente stata la cosa che mi... Ho detto la tento... Ce provo, e infatti l'ho chiappata nel culo bene bene, spendendo una sassata, poi se mi sente mio babbo mi mazza, spendendo una balla e prendendolo in culo. Comunque sia, poi addirittura è veramente veramente, è arancio sto colore, cioè. Comunque ho provato, siccome ho delle BB cream coreane bianche, avendo quei prodotti bianchi, c'è incastro quelli, secondo me un po' la meglio, qualcosa a raccatto, però a ragazzi, cioè. Quindi queste cose non le compro. Peccato, perché il fondo della Huda Beauty l'avrei voluto molto. Mi sarebbe piaciuto. Però vabbè, è andata così anche questa. Quindi, allora, la maschera è quasi pronta, però per adesso no. Cos'è sta maschera? Ci ho fegata. Allora, sta maschera io la volevo prendere in tutti i modi. 8 euro di maschera, se non mi sbaglio. Sì, 8 euro e qualcosa. La presimo quando ero con la mamma, con i genitori di Aline. 8 euro di maschera. E io dissi, vabbè, me la compro, no? Questo mi è stato regalato, ed è Poison. Allora, inizialmente non mi piaceva. Anzi, aveva un odore anche... Non mi piaceva, mi sapeva di vecchio. E invece adesso mi piace un sacco. E dunque. E quindi, vabbè, dissi, proviamola. Però 8 euro di maschera, guardate, 8 euro di maschera è roba, cioè. Però vabbè. Quindi l'ho presa, a parte che ho sbagliato, appunto, perché avrei preferito prendere l'altra e non questa. Però vabbè. Allora, oggi... Ah, e poi l'altro giorno ho preso... No, ho preso, allora. C'ho sta mia amica, voi lo sapete, che lavora in farmacia, che ci si conosce da una vita, e mi ha regalato il fondo della Bioniche, che è un tester. A parte che è perlato, madre perlato. Allora, voi non avete idea di cos'è questa roba. Cioè, è da pazzi. Allora, è dentro, è squagliato praticamente. E lei mi ha detto, va, te lo regalo perché tanto oramai è andato. A parte è finito, tipo, no? Vedete, è squagliato. Allora, vi faccio... Ha un odore che è sublime. Io, lo sapete che della Bioniche, c'ho i due correttori fantastici. Cioè, voi non potete capire. Allora, ragazzi, se qualcuno di voi non ha provato la Bioniche, fatelo, perché questo è da pazzi. I due correttori che ho, quello aranciato e quello verde... altrettanto da pazzi, hanno un prezzo alto perché i correttori in cialdina, in giarrettina costano 22 euro, questo non lo so quanto costa. Allora, vi faccio vedere, penso, vedete, ormai, quindi tutto starà nello scavarlo, eccetera, vabbè. Allora, il colore è questo, quindi è molto chiaro, vediamo se riesco a farvi vedere che copre il tatuaggio. Guardate, allora, diventa setoso, se ne va, praticamente. Guardate. Ecco qua. E con questo chiudo. Quindi vabbè, ho detto, lo uso. Che cacchio ne so, ci mischio qualcosa. Ecco, brava Camilla. Che cazzo. Ecco, non si chiude più. Cazzo. Lo sto continuando a cosare. Che... Ah, eccolo! Cazzo, ce n'è un bel po' ancora, eh? Aspetta, perché... E non si chiude più. Ma che cazzo? Ah. Vabbè, comunque. Me l'ha regalato, ciò che è gratis. A cattona. Allora, con questo, vi volevo dire un'altra cosa. Dunque, ci dovrebbe essere un accendino grande. Allora... questo era un video che avevo voglia di parlare con voi, quindi niente di che, sarà ciarlate. Allora, vi volevo dire una cosa, ieri sera una ragazza mi ha postato il video di un'altra ragazza, di cui non faccio nomi perché non voglio fare nomi, veramente, cioè... Non voglio che si... Allora, qualcuno mi ha detto, e parlo, ragazze, siamo in una community, cioè... Allora, a parte ieri sera hanno fatto... un video su di me, sulla no, come si chiama, la ciurma di YouTube, no? Che faccio la cacca di Pancrazio, la merda di Pancrazio, e poi dico, vabbè, io non la raccolgo. Ditemi che cazzo vi pare, se vede Zeus che mi fulmina.
E poi in fondo che fa? Ma ho pestato una merda. Cioè, io ve lo giuro, ero piegata. Piegata. Quindi c'è, come io magari posso parlare delle altre youtuber, cioè è normale, dai, siamo in una community, è anche simpatica la cosa, ma poi è anche giusto. Cioè a me mi vede la gente con questa faccia, questo, vabbè. È anche giusto da una parte perché c'è, boh, uno ascolta le critiche, comunque le mie non sono critiche, sono mie opinioni semplicissime, quindi c'è, come si dice, apprezzabile o meno, poi però, cioè, voglio dire, non te la devi prendere come ha fatto qualcun altro, che addirittura, io sono andata a vedere i video di cui parlavo di questa cosa, allora, delle pubblicità, ok, ma l'altra che lei diceva, parlo di lei, non era assolutamente lei, quindi oltretutto si è sentita presa in causa quando non era così, e con questo chiudo. E questa ragazza parlava male dei prodotti Nabla. Io non l'avevo visto sto video perché, cioè, si parla del periodo in cui io ero assente e irreperibile. E che la persona, cioè Mr. Daniel Makeup, gli fa un appunto. Allora, io sto video ancora non l'ho visto, lo devo vedere. Però, allora, io devo essere sincera. Ieri sera ho provato in Abla. Allora, c'è, cioè, Camilla, ti prego, soffermati, invece di dire una brancata di cazzate come nel video dei capelli che ho messo, ci sono 8 minuti di puttanate e di toccarsi i capelli, quindi, cioè, quel video io lo bannerò, non lo guardate, vi prego, perché ti giuro è veramente da palata nella bocca. Comunque, allora, non è che ieri sera ho provato in Abla, io l'avevo già provato in Abla, quindi Anarchy specialmente, anzi quasi quasi faccio proprio un video oggi su in Abla. E ieri me lo sono messo e devo dire che ci sono rimasta male perché mi è durato pochissimo. Allora, non so se è un problema di, non so, perché le altre volte mi era durato molto di più rispetto a ieri sera, quindi non lo so perché. Adesso ci devo ragionare un attimo, quindi devo dargli ancora delle possibilità perché il colore fa panico. Sono comunque dei bellissimi lip. Il prezzo, forse il prezzo non è esagerato, però non è nemmeno bassissimo, perché gli Elia Splash ti costano 12 dollari. E allora, un lip che è insormontabile è il Color Drain, ok? C'è un Color Drain che te lo metti la mattina e te lo togli a sera. I Wycon costano 6,90 euro e sono buonissimi. Arrivo! Il problema di questi Nabla, secondo me, è che se, allora, partendo dai primi, no, che sono stati quelli più chiari, poi c'è stato Coco e gli Holiday, mano a mano che si va avanti, secondo me la texture migliora e migliora anche la fattezza, perché se ci fate caso, i vecchi Mulac, io ho tre dei vecchi Mulac che mi sono stati regalati da voi, perché, cioè, io senza di voi sarei persa, siete le mie sostenitrici più grandi, cioè, ma che me ne frega a me delle aziende, cioè, a me mi fate voi regali col cuore, questa è la cosa più bella. Comunque, avevano una, sono stati chiacchieratissimi perché, cioè, te le metti e dopo 5 minuti non c'è più niente. Hanno migliorato anche loro la texture e la fattezza del lip, perché la Mulac è un brand come Nabla, nato da poco, nato da due ragazzi che secondo me hanno fatto tantissima strada, perché fare video su YouTube e poi arrivare a fare dei cosmetici tuoi credo sia il sogno di tutti, quindi, cioè, voglio dire, è anche normale che si cominci da una cosa e poi si migliori, no? Mentre Vanguard, che ho adesso, è uno dei migliori lip che ho, cioè mi dura tantissimo. Quindi, bimbe, cioè, non vedo niente di male. La cosa che secondo me a Daniele ha dato fastidio, forse, è come lei l'ha detto. E devo essere sincera, io la seguo, perché io la seguo, mi piace vederla, però è una persona che secondo me, non lo so, io spero che non si offenda, naturalmente, come trucco, oddio, e forse dovrebbe anche un attimino, forse è il modo che gli ha dato fastidio di come ha parlato, però non lo voglio dire perché non l'ho visto, quindi ritiro e dico niente. Però, ecco, voglio testare per bene sti Nabla, ora me lo rimetto prima di mangiare,
Dopo voglio rimangiare, mi metto Anarchy, mi va via quando mangio, non c'è storia. Coco lo stesso, sono i colori scuri, però anche Kat Von D, ragazzi, se ne va. Cioè, a me Blue in Arrow mi fa cacare, come il viola che ora mi ricordo. Cioè, non mi reggano niente. Eppure sono dei Kat Von D che costano 15 euro, anche 20, cioè. Quindi non c'è niente di così straordinario. Stanno a fare lip su lip, perché oramai il make-up è diventato... Con questo YouTube, cioè la gente compra, come compro compulsivo, come acquisto compulsivo e basta. Cioè, non ce la fai neanche a portarli in quattro vite. Io anche soltanto i lip, nemmeno in quattro vite, due lip interi, non li finisci nemmeno in una vita intera. Ciao. Ma voi guardate Dior, che l'ho pagati 33 euro e so dei ciofeche. E ci sono rimasta malissimo con i Dior, perché comunque ero andata a prendere dei prodotti, Aline mi ha fatto una cazziata, cioè, hai speso 60 euro, e ha ragione, ma io ero, vi giuro, convintissima che fossero dei prodotti buonissimi, e invece l'ho chiappato un culo, bene, va bene. Allora, ora mi levo la maschera perché ve la voglio far vedere e poi vado a mangiare, perché in babbo se no mi incula, e oggi giornata video perché comunque Filippo non c'è. Non c'è. E la mia mamma è a casa, quindi il cellulare buono è a casa. E quindi oggi video a randello. Mi levo la maschera e torno. Questa è la faccia a culo dopo la maschera. Allora, vediamo se riesco a farvi vedere. Dai. Allora, è una maschera levigante perché? Perché c'ha tipo dei granelli all'interno e di conseguenza vi fa una specie di scrub. Ecco, io ho uno scrub dell'Yves Rocher che è molto molto buono per il viso. Mi levo il mio pattacchione, ho lasciato la luce accesa, scusate. Allora, mi sono tipo rimessa il microdermo qua e ci devo stare molto attenta perché... Lo perdo facilmente perché è stato tanto tempo e mi si è scusato. Perché mi si è, dentro, stando tanti anni senza niente, mi si è venuta a creare della merda intorno. E questa merda ha fatto troiaio, quindi ci devo stare attenta. Allora, uso l'acqua, vabbè. E poi, allora, questo qui è il Revitalift Laser X3 per gli occhi, che come vedete è fatto come quello della Clinique. Allora, questo benedetto cosino costa 12 euro, una cosa del genere, e non fa un cazzo. Avete presente un cazzo? Un cazzo alle vecchie, che una vecchia se fa con un cazzo non è buona a farci niente? Ecco, anche secondo me è un vecchio che non fa niente, la vecchia farà sempre comunque. Comunque, il coso, l'applicatore uguale, però, raga, io vi prego, allora, volevo comprare quello della Clinique, che tutti dicono è tanto buono, però non lo so, l'applicatore è come questo, non mi convince per niente, guarda, non ci spendo 33 euro e poi fa così. Io non ho mai, e dico mai, trovato un cacchio di contorno occhi che mi facesse un pochino di lavoro. Pochino, Anche perché io non ho zampacce di galletta, né crocchi di rospo e quindi. Allora, poi, questo è la svolta, lo adoro, lo amo, mi fa impazzire. Due pucciate e poi c'ho questa. Allora, questa qui è una crema della Lictena, sempre presa in farmacia, crema antimacche uniformante idratante. Allora, puzza e brucia tantissimo gli occhi. Io la metto insieme a questo, ok, una, vi faccio vedere una, vedete, pucciatina piccola, e mischio tutto. E devo essere sincera, all'inizio dicevo bah, anche perché questa l'ho pagata 25 euro, non mi fa niente. E invece vi posso garantire che ora, se il mio viso è molto più uniformato, molto più uniformato anche come colore, è grazie a lui, secondo me. È molto più luminoso, ma avete detto, ma quello è perché sto molto meglio io fisicamente, mangio, cosa che prima non avveniva. Quindi è un insieme di cose. Fortunatamente non ho mai smesso di darmi creme e roba così, però certo, sempre meno. Va bene, io vado a mangiare e dopo vi faccio un bel video. Ecco, prendi Disney Blues, è venuto a chiamarmi, io vi mando un bacione. Le stelline qui mi garbano troppo, però la notte me le devo togliere perché mi battano dietro e mi fanno un male cane, e poi mi scordo di rimettermele, ma so fighissime insieme agli espansori. Io vi mando un bacio, ci vediamo dopo, fate breve.